piccolo teatro in via Rovello, la mattina è colma di rose rosse, così come voleva Franca Rame. La famiglia dentro si raccoglie ancora intorno alla madre, l'attrice, la compagna. Arrivano Paolo Rossi, Stefano Benni, Beppe Grillo che va subito via. Dario Fo esce, saluta la folla e un attimo prima che il corteo parta verso il teatro Strehle. La storia di Franca Rame, figlia d'arte, comincia e finisce nel teatro. Il teatro civile, teatro politico. Jacopo Fo, il figlio, ricorda la violenza sessuale subita da parte di una squadraccia fascista. Per loro, dice, era intollerabile che una donna, perfino bella, dicesse no. Persone che non conoscono l'amore e il rispetto per l'umanità si estingueranno. Vorrei dire anche che non solo Dio è comunista, ma è anche femmina, e perciò possiamo stare certi che questo mondo lo cambieremo. Dario Fo recita un testo, è la storia di Adamo ed Eva, dove Eva all'eternità preferisce una vita destinata a finire, ma piena d'amore. Quando è concluso, non c'è bisogno che tu dica altra parola. Saluta. E pensa che quella gente, se tu la hai accontentata nei sentimenti, nell'affetto e nel pensiero, ti sarà riconoscente.